Buonasera a tutti. Oggi sono in rosso, rosso passione, diciamo, in quanto è l'ultima puntata delle interviste di In viaggio con Olivia da casa, perché ho promesso che ritornerò a viaggiare molto presto, ma non soltanto a viaggiare, anche a farvi conoscere dal vivo le persone che ho intervistato in questo mese in cui siete stati vicinissimi e scusate, ma io ho necessità di ripeterlo tutti i giorni quanto la vostra vicinanza in più modi mi sia stata mi abbia proprio riempito le giornate su tutti i tipi di social. Vi ricordo sempre di mettere mi piace, di condividere le dirette nel momento in cui immaginate che possano essere d'aiuto non soltanto a voi, ma anche ad altre persone. E quindi continuiamo il viaggio di In viaggio con Olivia in un altro modo, perché diciamo che questa quarantena abbiamo esaurito il momento di ciao Ugo, ciao Brunella. Ecco, vi vedo già qualcuno collegato, sono contentissima. Allora, permettetemi di fare un excursus in quanto un mese fa esatto, abbiamo iniziato, grazie, grazie mille Bru. Ho iniziato esattamente un mese fa con la psicologa e da quel momento per un mese tutti i giorni abbiamo passato insieme dei momenti che, ripeto, mi auguro vi abbiano allietato e aiutato anche, supportato. Abbiamo parlato di nutrizione. Ciao Damian, molto, molto contenta che finalmente sei connesso. Abbiamo parlato di nutrizione, di biologia, di sport, di tanta psicologia, ma psicologia anche animale, di volontariato, di che altro abbiamo parlato? Di attori, di musicisti, di aiuti umanitari, di viaggi incredibili, di Africa, insomma abbiamo parlato di tantissime cose. Ed oggi andiamo ad abbracciare, facciamo in maniera forse aleatoria, permettetemelo, andiamo ad abbracciare tutto quello di cui abbiamo parlato in questo mese con una persona straordinaria, un ragazzo bellissimo dentro e fuori. Ciao Giampi, che bello! Dai, dai, forza, forza, tanta gente voglio, eh! Condividete, che richiedo anche al mio ospite di condividere in questo momento la diretta affinché tutti i suoi fan possano seguire. Dicevo, vi sto per presentare l'ultimo ospite, che non è l'ultimo, ma può essere anche il primo che potrete contattare da questo momento in poi, perché potrebbe aiutare tutti noi, in senso per questa nuova rinascita che ci aspetta. Allora, sono emozionata, scusatemi, avrete capito che sono una persona molto emotiva. Allora, io vi presento Raffaele Rossi, il leader, creatore e presidente di Asgard Coaching, Superior Coaching. Che cos'è il life coaching? Oggi ne parliamo, vi possiamo fare un sacco di domande inerenti ai rapporti umani, come comportarci, non soltanto a livello psicologico, ma anche a livello fisico. Perché infatti dovete sapere che lui, oltre ad essere laureato in filosofia, è anche uno specialista appunto in life and marketing coaching, istruttore di functional training, ma anche di CrossFit Training e Bulgarian Back Training, l'unico in Italia, e attualmente si sta, diciamo, specializzando, sta prendendo una seconda laurea in psicologia clinica. Per cui, insomma, una persona con un arcobaleno di cose da offrirci. Per cui, bando alle ciance e buttiamoci nel mondo del life coaching con Raffaele Rossi. Eccolo qui. Ciao Raffi! Ciao Olli, come stai? Tutto bene, sono emozionata, come avrai sentito dalla mia introduzione. Per me sei importantissimo perché racchiudi proprio tutto ciò di cui abbiamo parlato questo mese e sei il mio regalo più grande. Grazie. Allora, due precisazioni. La prima, come sempre, presentazioni super signorili, quindi grazie. La seconda, siamo due istruttori di Bulgarian Bag, almeno che io sappia, c'è anche Emanuele Violante, se no ci Come becchiamo subito una super querela sul tavolo. Quindi c'è anche lui. O, giusto, non lo so se ce ne sono salutiamo. altri, ma di certo c'è lui. Ottimo. Allora, io vorrei parlare subito, vorrei leggere ciò che più mi è rimasto addosso quando ho studiato il tuo metodo, l'Asgard Coaching Superior.
lui parla e dice: fucina di individui straordinari, dotati di una superiore capacità di affrontare ogni evidenza sfidante, soldati che non combattono guerre ad eccezione delle sfide che affrontano durante la loro vita e non brandiscono armi se non le loro stesse risorse. Tutto vero. E diciamo che in questo momento siamo tutti dei battaglieri, ma battaglieri facciamo pacifici, ok? Per cui mi piace tantissimo questo tuo modo di approcciarti all'altro e quindi andiamo subito a chiedere al nostro Raffaele perché innanzitutto questo nome Asgard Coaching? Guarda, in realtà buona parte l'hai detto tu, cioè mi piaceva molto l'idea di dare l'impressione di un metodo di sviluppo personale che fosse bello tosto, perché per fortuna o purtroppo nel mondo dello sviluppo personale c'è molto legata a noi l'idea del motivatore un po' buonista, che quindi ti dà una gran pacca sulla spalla dicendoti che andrà tutto bene. Peraltro questa prosopopea la sentiamo tanto anche associata alla quarantena, no? Non so se è molto la verità di come funziona lo sviluppo personale, anzi in realtà so che non è la verità di come funziona lo sviluppo personale, che invece è un processo veramente battagliero, di sviluppo di potenzialità, di fronteggiamento, di coping, di resilienza, veramente di battaglia, sia nei confronti delle, diciamo, delle aggressioni esterne, sia dei moti interni, che spesso sono aggressivi. E quindi noi abbiamo veramente bisogno di diventare più forti. Dato che parliamo di Asgard, insomma, a me le metafore dei supereroi, delle fiabe piacciono tanto perché sono efficaci. Non è peraltro un caso che poi anche la mitologia in Jung, nella psicologia tradizionale, ha avuto sempre un ruolo forte, no? Nella creazione degli archetipi, eccetera. Immaginatevi, per chi lo conosce, Capitan America. È stato eletto per difendere un paese in un momento in cui serviva una tempra morale forte, e il riconoscimento della sua buona natura gli ha valso questo siero segreto che lo ha potenziato per essere una forza più positiva per il bene. Asgard vuole essere questo, vuole fornire alle brave persone un potenziamento da mettere al servizio di opere positive. E questo nome che hai scelto deriva da una leggendaria, diciamo, aiutami tu, mitologia? Sì, viene dalla mitologia nordica, tratta da tanti testi, fra cui l'Edda di Snorri, che identifica in questo Asgard il luogo di provenienza degli dei norreni, che peraltro è un luogo appunto caratterizzato da individui dotati di un codice etico e di una indole battagliera, militante, insomma, alla vita. Quindi sì, è giusto questa unione, questa dicotomia tra la solennità e diciamo la spiritualità, che poi vai a spiritualità magari più che altro mentale, non tanto religioso, no? Sì, diciamo un aspetto quantomeno cognitivo, poi perché spirituale si entra sempre in un campo, il nostro è un mestiere complicato, no? Si rischia spesso di diventare settari o spiritualisti, invece no, è proprio un aspetto cognitivo e emotivo, questo sicuramente. Poi può avere ovviamente delle derive bellissime spirituali, ma non è lo scopo primario, ecco. Assolutamente. A proposito di questo, parlaci proprio del coaching. Che cos'è? Se ne parla tantissimo, no? Allora, se ne parla tantissimo adesso. Ti faccio proprio il mio caso personale. Io quando studiavo all'università ero così appassionato di Socrate perché mi piaceva tanto il suo approccio militante. Lui era in strada e voleva potenziare e aiutare le persone nel loro quotidiano, nella vita. Quella che poi dopo sarebbe stata chiamata la filosofia edificante, quindi quella che non si occupa di speculazione pura, ma che vuole essere utile alla vita delle persone. E quindi io ragionavo dicendo, cavolo, io non voglio diventare uno storico della filosofia, voglio diventare uno in campo, che faccia il suo. Però non si parlava ancora molto né di PNL, né di coaching, né di relazioni di self-development che fossero diverse dalla psicoterapia. E invece il coaching è un modello parallelo, che si fonda appunto sulla maieutica socratica e poi sulla psicologia positiva di Seligman, insomma tante iniezioni anche più scientifiche, l'intelligenza emotiva di Goleman, tanti autori hanno contribuito, e si differenzia dalla psicoterapia perché è un percorso basato sul fare, sullo sviluppo delle potenzialità e non ha in realtà l'intenzione di ristrutturare un deficit clinico. Cioè noi non ci occupiamo di una malattia, okay. Non ci occupiamo di un disturbo psichiatrico, per dirci. Anzi, deontologicamente siamo proprio impossibilitati ad agire su un soggetto che manifesti un deficit clinico.
Scusami, ci scrivono, a parte che ci salutano in tanti, ci stanno seguendo, li salutiamo. Aggiungono, viene utilizzato anche in aziende. Yes. Lui intanto beve, e ovviamente ce l'ha. Quello utilizzato nelle aziende, bevo come sempre acqua e vitamine, fatelo anche voi. Bravo. Viene utilizzato in aziende, quello si chiama corporate coaching per il più delle volte, perché effettivamente, come dire, innanzitutto è spesso diretto alle alte sfere aziendali, quindi agli amministratori delegati o comunque agli alti dirigenti, perché è chiaro che poi un beneficio su di loro si ripercuote a cascata su tutta la piramide aziendale, però può invece anche essere diretta al lavoratore, all'impiegato standard. Quindi sì, si chiama corporate coaching, ci sono miei colleghi che si occupano specificatamente di quello, io me ne occupo meno. Ok, allora io ti chiedo, addentriamoci, anche se siamo in questa fase 2, nella questione quarantena, che tipo di meccaniche interpersonali ha generato, nuove, che magari ti sono arrivate ai tuoi occhi? Allora, meccaniche nuove che mi hanno evidenziato sono specialmente legate ai rapporti di coppia, per due motivi opposti. Perché se ci pensate è uno dei pochi momenti storici in cui una coppia passa H24 insieme la propria vita per settimane ripetute, e quindi questo ovviamente può far venire a galla degli elementi di incompatibilità, o come al contrario delle splendide compatibilità, riscoperta di intimità, eccetera, però può creare anche delle distonie molto forti. Senza contare tutte quelle coppie che invece non hanno passato insieme la quarantena. E sono Esatto. state magari separate e divise per 2 mesi, 2 mesi e mezzo. E qui io ho osservato le cose più affascinanti, cioè coppie che lasciate nel vuoto, perché il rapporto interpersonale ha una sua natura intrinseca legata al principio di realtà. Il che vuol dire che fino a che io e la mia partner siamo vicini, c'è uno scambio basato sulla realtà. Possiamo avere scambi reali. Ciascuno osserva il tempo dell'altro. Quando questo non può più succedere, il vuoto in molte persone lascia lo spazio per proiettare paure, ansie, angosce, e quindi tu non hai idea della quantità di telefonate rivolte a questo. Non sento questa persona da 6 ore. Devo pensare che ci sia un'altra persona, non mi ama più, non mi vuole più vedere, sono morti tutti. E questo è chiaro che è una proiezione di paure irrazionali, no? Non c'è un motivo fondato per pensarlo. Così come anche una serie di piccole difficoltà nella gestione pratica del quotidiano, tipo ci siamo detti che ci saremmo sentiti stasera per cena, ma io non l'ho chiamato per orgoglio e lui nemmeno, e quindi alla fine non ci siamo sentiti, allora abbiamo litigato. E queste sono delle cose da gestire, no? E in realtà il consiglio pratico, veloce, che io do in questi casi è quello di ridurre al minimo la complessità del rapporto, cioè di lasciare il minor numero possibile di variabili date al caso. Quindi, se avete la vostra partner, il vostro partner che sta dall'altra parte di Roma, gli dite: ci sentiamo stasera alle 8, ti chiamo io. Punto. Oppure aspetto la tua chiamata. Basta. Questo risolve molto delle possibilità, no? Di conflitto. Essere più chiari, più Sì, immediati. esatto, esplicitare i desideri. Poi ne parleremo dopo, perché è un tema molto importante. Ma infatti ti volevo chiedere quanto è difficile esplicitare i desideri, perché magari uno si sente oddio, gli dico che mi manca, gli dico che mi ha fatto arrabbiare. È difficile mettersi in campo così tanto, no? Assolutamente sì, quello che dici tu è in realtà il tema più grande del coaching, secondo me in assoluto, che è quello della congruenza. Congruenza vuol dire stabilire un legame assolutamente lineare fra emozione, pensiero, azione. Il caso che tu hai citato è fondamentale, cioè provo emozione di fondo, provo mancanza verso, nel tuo caso, il mio partner. Ok? Perché dovrebbe frapporsi qualcosa fra questo e l'azione di dirglielo? Ok? Quindi vuol dire che in questo caso la linea della congruenza è spezzata. E questo depotenzia la tua comunicazione e rischia di depotenziare il rapporto. Guarda, approfittiamo proprio così. Perché te lo impedisci? Te lo chiedo proprio a te, per fare un esempio. Come mai te lo impedisci?
Me lo impedisco perché ho paura di che magari l'altro non pensi la stessa cosa. Esatto, questa è protezione dell'ego. Proteggiamo il nostro ego, quindi tendiamo a esporci poco per paura di non ricevere un feedback altrettanto bello dal prossimo. Ricorda questo, la totale espressione della tua congruenza è di fatto l'unico modo che tu hai per testare la reale compatibilità col tuo partner. Verissimo, ragione. Tu devi esprimere te stessa al 100%, quindi manifestagli questa mancanza. Quello poi diventerà un banco di prova per vedere la sua reazione. Perché se ti risponde mi manchi tanto anche tu, splendido, hai preso uno splendido elemento a favore del rapporto. Se dovesse invece intervenire da parte sua una distanza, un gioco di potere, un allontanamento, anche questo è un fattore importante da sapere nell'altra direzione, ma è importante saperlo. Giustissimo, Raffaele, veramente giusto. E non solo mi aiuto, a parte che ci commentano e sono tutti d'accordo. Umiltà, dice Giampaolo, sì. Ciao Giampaolo. Spero che in questi pochi secondi in cui mi sta aiutando, Raffaele, spero che anche voi vi possiate rivedere, perché assolutamente sono parole che sembrano di una semplicità inaudita, eppure potenti, efficaci, e che se veramente uno le capisse davvero e le attuasse giorno dopo giorno, sono sicura che i cambiamenti si potrebbero vedere nei rapporti interpersonali. Ne sono certo. Allora, appunto, tu hai toccato la parola resilienza, è una parola anche quella strausata, ne vogliamo parlare? Esatto, qualche tempo fa con te scherzavamo sul dire che ci sono più persone che se lo tatuano rispetto a quelle che capiscono cos'è. Quindi, come dire, per tutti coloro che pensano di tatuarselo, per tutti quelli che già se lo sono tatuato, almeno sanno cos'è, la resilienza in psicologia è un tratto della propria personalità che permette di rispondere positivamente ad un evento difficile o un evento traumatico, ma, e questo è il punto centrale, senza perdere la propria integrità strutturale. Questa è la cosa più importante da dire. Cioè, nel momento in cui tu possiedi un tuo codice comportamentale, facciamo un esempio, tu come tuo codice puoi avere il fatto di non mentire alle tue amiche. Tu sei sempre sincera con le tue amiche e ti imponi questo perché credi in questo valore. A un certo punto scopri che il dire la verità ad una tua amica in un momento di difficoltà ti espone a un conflitto con questa amica. Potreste litigare su un dato fatto. Non lo sai, ma potresti esporti a questo conflitto. Ti paralizzi e per paura di questo conflitto le menti o le ometti qualcosa che dovresti dirle. In questo caso potremmo dire che non sei stata resiliente, cioè in qualche modo la tua integrità strutturale si è dovuta aggiustare ad una paura, ad un fatto esterno, ad un'ansia. Invece l'esercizio dell'assertività e anche tutto il potenziamento che avviene con il coaching, ma con qualunque buon percorso di sviluppo personale, ci porta alla capacità di esprimere noi stessi congruentemente, di nuovo, con il nostro codice. Quindi in questo caso con il tuo principio di sincerità con la tua amica. Giusto, quindi Integrità strutturale. rimanere integri, diciamo, coerenti a noi stessi, nonostante senza diciamo, fermarci magari dalla paura delle conseguenze che magari potrebbero non arrivare, no? Esatto, o del giudizio, per esempio. Giudizio. Ecco, appunto, parliamo anche del giudizio. Che ne pensi? Sì, mi sembra in linea. Questa è la questione del giudizio, di come viene gestito, che diciamo, ripeto, è una cosa che a me tocca particolarmente. Allora, sul giudizio potremmo parlare 16 ore di diretta, come su ciascuno di questi temi. Cerco proprio di condensare alla morte. Diciamo che nel giudizio c'è un elemento biologico-evolutivo che è molto interessante, cioè quello della paura dell'estromissione dal branco. Noi Ok. adesso siamo nella società dei consumi, nella società di massa, siamo un triliardo di persone e quindi il concetto di tribù o di branco naturalmente non lo abbiamo più. Però nella nostra sfera istintiva, istintuale, questo rimane, ce l'abbiamo ancora, perché in realtà da 100 anni siamo una società di massa. Poco più, prima eravamo sempre più disgregati fino a pensare ai nostri primordi da primati. Certo. E il primate, per sua definizione, non sopravvive se non in gruppo. Quindi il giudizio negativo del gruppo vuol dire estromissione dal branco, quindi morte. Questo nella nostra sfera istintiva rimane.
E quindi anche se oggi è infondato, perché viviamo in una società dove abbiamo mille altre occasioni, non c'è un branco fisso dal quale noi dipendiamo, questo rimane. Consiglio pratico per affrontare il giudizio è quello di ricordare un fatto fondamentale, cioè che ogni giudizio, specialmente quelli espressi con acredine, ci dicono moltissimo della persona che li esprime e non ci dicono praticamente nulla della persona che li riceve. Un esempio brutale. Il classico uomo che dice alla propria donna che è una poco di buono. Ho usato un termine da diretta, Sì, grazie. Questo dice molto di quell'uomo e non dice nulla del comportamento della fanciulla. Probabilmente ci dice che quell'uomo ha della propria virilità una bassa percezione e quindi crede che le forti spinte dell'erotismo femminile non siano alla sua portata e quindi le moralizza. Si chiamano cavalieri bianchi queste persone, tendono a moralizzare ciò che non controllano. È un giudizio che dice del ragazzo e non della ragazza. E questo è un esercizio da fare. Quando ricevete un giudizio, cambiate subito il punto di vista. Non pensate di aver subito una coltellata. Mettete tutto il focus nel pensare cosa avete appreso di lui da quel giudizio. Lo farò senza dubbio, guarda. È divertente poi. Molto, molto utile, un bel gioco da fare in quarantena adesso. Ti fanno i complimenti per le spiegazioni, quindi... Grazie, bene. Chiunque sia. Ci piace, ci piace. Allora, ti chiedo un'altra cosa molto, 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 molto interessante. La gestione della gelosia. Questo è un tema difficilissimo. Difficile, difficile. Anche qui, ce l'hai 8 dirette di seguito per parlarne? No. Mezzanotte, a mezzanotte. Allora, la gelosia, brutalmente parlando, è una sensazione sgradevole che ha anche delle ripercussioni fisiologiche, un senso di groppo in gola, di ansia, di disagio, di aumento del battito cardiaco, che è legata alla paura della perdita, a cui è connessa anche la paura di una lesione del nostro ego. Perché sì. Perdere una persona amata non vuol dire solo perdere la persona, ma vuol dire anche ricevere una ferita egoica per il senso della perdita. In realtà anche qui io suggerisco un cambio di punto di vista, un cambio di paradigma, cioè girate l'evento spostandolo sugli eventi che sono sotto il vostro controllo. Cioè interviene un fattore che vi espone alla gelosia. Esempio, un ragazzo ci prova con la vostra partner. Il fatto in sé non è sotto il vostro controllo e non deve esserlo. Prima di tutto, compiacetevi del fatto che la vostra partner sia ambita. Ce l'avete voi. Quindi spostatela per un fattore egoico a vostro vantaggio. Secondo poi, osservate come la vostra partner risponde a questo incursore esterno. Sì. Perché quello che a voi interessa, e questo è il vero principio da portare a casa, l'obiettivo non è di conservare a tutti i costi la relazione che stiamo vivendo. L'obiettivo è ottenere una relazione di altissimo valore con una persona di altissimo valore, chiunque essa sia. Quindi se dal tipo di comportamento messo in atto dalla vostra partner ottenete un'ottima notizia, bene. Se ottenete invece un comportamento che è al di fuori dei vostri standard, è un elemento che vi occorre sapere. Quindi diventate osservatori sereni invece che maniaci del controllo. Molto difficile, eh? Molto difficile, perché poi... Non facile, ma si esercita, si può allenare. Hai ragione, poi lì nella mania del controllo si apre tutta una serie di, insomma, di altre dinamiche psicologiche che, vabbè, tu conoscerai benissimo. Ma dalla gelosia vorrei passare, se non ti dispiace, a un'altra domanda. Come capire quando una relazione deve essere chiusa? Proprio perché anche in quarantena un sacco di persone si stanno lasciando o invece conoscendo, insomma, a livello emotivo siamo travagliati, certo. Come abbiamo detto prima. Ovviamente sì, se ne possono dire tante. Una relazione, certamente ci sono dei motivi semplici, quando c'è un deficit sentimentale. Certo. Cioè non cadete nella tentazione di portare avanti una relazione per motivi diversi dal sentimento. Giusto. Quali che siano di omeostasi, cioè di tendenza a rimanere in un equilibrio, quello che si chiamerebbe routine, che sia convenienza sociale, istituzionale, economica, il mio consiglio è di lasciar perdere. Non ho nessun giudizio etico su chi lo fa,
perché è un modello che ci può stare, sono dei rapporti istituzionali. Il mio consiglio per il vostro equilibrio interno è di evitare questo tipo di rapporti. Quindi, primo motivo, se c'è un deficit sentimentale. Secondo motivo, se mantenere in piedi il rapporto vi richiede di venire eccessivamente a patti con il vostro codice etico. Ah, giusto. È certo. Il tema dell'integrità strutturale che dicevamo prima. Esatto. Cioè, se pur di conservare una relazione io devo modificare, alterare eccessivamente quello che è il mio codice etico, quello è un marcatore molto forte del fatto che la relazione sta bene dove è. Ricordatevi che voi avete un bilancio emotivo all'interno del quale la vostra partner o il vostro partner hanno una fetta specifica, ma non hanno l'intero. Voi dovete avere il vostro lavoro, il vostro studio, le vostre passioni, la vostra missione nella vita e tutta una serie di rapporti amicali e quant'altro. Quindi è fondamentale che, e qui veniamo al terzo motivo, è fondamentale che voi vi accorgiate che la vostra partner o il vostro partner facilita tutte le altre sfere della vostra vita. Le potenzia a dismisura. Quando vi accorgete che 100% della giornata pensate a quello, con ansia, non riuscite a studiare, non riuscite a lavorare, rendete meno, appesantite la vita ai vostri amici, è un terzo marcatore del fatto che forse quantomeno c'è qualcosa da sistemare. Quindi tutti e tre gli elementi che ti ho portato ovviamente non sono necessariamente un boia che appena appaiono bisogna troncare la testa alla relazione, ma sono dei campanelli d'allarme molto forti sui quali bisogna lavorare in un modo molto concreto. Come ci si lavora? Con la congruenza, quello che dicevamo prima. Cioè parlate, esprimete esattamente quello che provate, senza mediazione, senza gioco di potere, senza paura del giudizio. Mettetevi in mano all'altra persona. Oh, io provo questo, ho la sensazione che stiamo andando qui. Che si fa? Dall'altra parte vi arriverà un feedback, quale che sia, che vi dirà molto su cosa fare. Giustissimo, sono d'accordo. Pensa, Raffi, che questa è una strada che sto percorrendo da poco, perché in realtà io sono una persona piuttosto aggressiva a volte, no? E magari parlo attraverso la rabbia, per cui questo, ciò di cui hai parlato oggi, è veramente utile e lo sto scoprendo proprio con me. È funzionante, cioè, oddio, funzionante. Poi chi raccoglie, raccoglie, nel senso, chi non raccoglie, giustamente, come hai detto tu, è meglio, osservi e allontani, giusto? Esatto, esattamente. Paradossalmente la rabbia non è fra, diciamo, gli output peggiori, perché comunque in qualche modo è congruente. Se tu provi rabbia, agisci con rabbia. Sì. Questo ci sta, cioè la rabbia non è un'emozione deteriore, ovviamente va controllata, perché se il tuo modo di essere arrabbiata è che prendi a coltellate il fidanzato, no. Però fino a che è un'espressione, diciamo, controllata, è congruente, va bene. Ok, bene, ottimo. Allora, scusami, saluto, ciao Licia, ci stanno seguendo tutti, sono molto attenti, c'è una soglia di attenzione molto alta, vuol dire che... Sono felicissimo. Anche io, molto, moltissimo. Comunque vi aspettiamo le vostre domande, ragazzi, perché Raffaele è qui per noi. Allora, un'altra domanda che mi interessa farti, sempre a livello relazionale, tra di noi. Che cosa ci rende attraenti all'altro? Wow. Allora, anche qui è un tema gigantesco. Su cui sono stati fatti studi evoluzionistici, psicologici, addirittura endocrini legati alle strutture ormonali. Per esempio, qualche tempo fa ne studiavo uno, pensa, sul fatto che sembra che il nostro apparato olfattivo abbia inconsciamente, ovviamente, la capacità di riconoscere olfattivamente una partner o un partner che ha un sistema immunitario compatibile al nostro. Quindi diverso ma compatibile, in modo tale che la prole venga con un sistema immunitario incrociato, quindi più forte. Per dire quanto è ampio il tema, no? Si può parlare di tutto. Oggi non facciamo neurologia o endocrinologia, però diciamo che dal punto di vista evoluzionistico ci sono due cosiddetti universali, che sono sopravvivenza e riproduzione. Quindi siamo attratti da una partner o un partner che ci garantiscano delle buone possibilità di sopravvivenza e riproduzione. Detto in modo blando, il fatto di cercare un bel ragazzo o una bella ragazza certamente dipende dal fatto che pensiamo che quelli siano geni buoni da mandare alla generazione successiva. Ok, anche se uno decide di non voler avere figli, cioè assolutamente forse sì.
conscia proprio. Assolutamente sì. È proprio primordiale. Un amore non è sancito necessariamente dall'avere un figlio. Certo. Possiamo essere benissimo attratti da una partner, portarcela avanti quanto vogliamo, senza quella prospettiva necessariamente. E, per esempio, è molto interessante il fatto che la femmina cerca nel maschio primariamente degli aspetti comportamentali piuttosto che fisici. Non è un caso che si trovano molte più bellissime donne con uomini non bellissimi, ma magari aventi un ottimo patrimonio cognitivo, oppure un comportamento molto charmant, oppure una leadership spiccata, no? Nell'antropologia americana si diceva la donna fornisce l'aspetto, l'uomo fornisce il comportamento. Quindi il mix sarebbe fatto così. È un po' più raro trovare un bellissimo uomo con una donna meno curata di lui, insomma, no? Perché chiaramente il maschio è più alla ricerca di un prodigio genetico, comunque di una buona mappa cromosomica, diciamo così. Molto, molto. In più, oltre agli elementi evolutivi animaleschi, c'è un aspetto che esula da tutto questo, che è un elemento più profondo, più animico, che si basa su un codice etico comune, da una visione e da un modus operandi nella vita che sia comune in qualche modo, e questi sono tutti elementi che rafforzano o indeboliscono quella che poteva essere una forte chimica iniziale. Ma io ti starei a ascoltare per ore, ti prego, vai avanti. Veramente avremmo tantissimo da dire. Tu, per esempio, hai mai scoperto una costante sui tuoi modi di scegliere un partner? Che domandone. Non è detto, eh? Non è detto che tu abbia una costante. In realtà sicuramente deve avere una sensibilità artistica, emotiva e dotato di grande intelligenza. Come dicevi proprio tu, la donna va a cercare, diciamo, detto banalmente, qualcuno con cui parlare, no? Anche qualcuno che la possa comprendere, supportare, ma anche soltanto uno scambio di idee, di ideali anche, no? Assolutamente. Anche il tema del supporto, della protezione. Io non mi posso dimenticare una delle prime coppie che seguì. Lui non riusciva a spiegarsi per quale motivo lei avesse perso un drive erotico nei confronti di lui. Aveva completamente perso attrazione. Insomma, ci abbiamo lavorato un po'. A un certo punto è emerso un evento in cui loro due erano a spasso in un parco. Si avvicina un cane, un po' arrabbiato, si avvicina alla coppia, Bau, e lui e butta avanti lei. Questo è un riflesso istintivo, lui Porello non l'avrà fatto apposta. E lei, su un piano razionale, riportava questo evento con un grande ironia, cioè a sentire lei razionalmente, questo non sembrava aver leso granché. Certo. Ma dal punto di vista istintivo, alla ragazza è arrivata un'informazione che dal punto di vista proprio evolutivo è drammatica. Vero, vero. E cioè che l'elemento combattivo della coppia è lei. Il che non vuol dire che la donna non possa essere un elemento molto combattivo nella coppia, ma non può sentirsi di essere da sola nel fronteggiamento di una minaccia, no? Benissimo, sono d'accordissimo. E poi com'è finita? È finita. Ah, è finita. Come doveva essere. Giusto. Però con una buona coscienza da parte di lui del fatto di dover sviluppare una sua centratura maggiore, con una consapevolezza di lei di avere bisogno di una tipologia d'uomo più protettivo. Questo certo. Poi ovviamente dipende dal vissuto individuale, cioè persino gli universali antropologici come quelli di cui stiamo parlando adesso, l'evoluzionismo di base, che è comunque spesso subordinato alle esperienze individuali, al nostro vissuto, al vissuto infantile, al rapporto con le figure di attaccamento infantile, insomma, dal punto di vista poi intrapsichico, dinamico, sì, ne potremmo dire di ogni, però sì. C'è una domanda, chiedono, yes, a ruoli inversi l'uomo avrebbe reagito diversamente? In che senso a ruoli inversi? Non ho capito, a ruoli inversi l'uomo avrebbe reagito diversamente. Chiediamo al nostro forse chiede se la ragazza avesse buttato avanti lui. Bravo, sì. A difesa, sì. No, l'uomo avrebbe reagito con un senso di orgoglio.
nel 90% dei casi. Perché? Perché si sente nel suo. C'è un'intelligenza istintiva che lo fa sentire importante, lo fa sentire nel suo ruolo, come è giusto. Giusto. È lo stesso discorso, no? Un trolley che pesa 60 kg, che se lo incolli il maschietto, è giusto? Non credo che questo tolga niente alle forze della fanciulla. Io sono molto d'accordo, sono veramente d'accordo su queste cose. Sì, ci sono altre domande? Sì, ti ringrazio, no, esattamente quello intendeva. Ci sono altre domande, ragazzi? Vedo veramente, sono tanti, sono attenti, però voglio domande, perché veramente io lascerei parlare Raffaele per ore, però è chiaro che non è possibile. Allora, io prima di vedere se c'è qualche domanda, ti chiedo un consiglio, certo, magari ti chiedo troppo, un consiglio pratico, diciamo, da attuare in questo momento che abbia un'efficacia lampo. Guarda, se ne devo scegliere uno, ritorno istantaneamente sulla congruenza, l'onestà radicale e l'assertività. Cioè, fate proprio un gioco, provate per 48 ore. Dai, ci piace, vai. A essere, fatelo tutti. Occhio, perché vi potete aspettare di tutto. Per le prossime 48 ore dite la verità nel modo più radicale possibile, anche quando questo vi mette in pessima luce. Anche quando questo vuol dire rivelare di voi un aspetto orrendo o un'azione disdicevole, siate radicalmente onesti e provate per 48 ore a dire sempre la verità a tutti e prendete nota di cosa succede. Nel brevissimo periodo vi può dare un sacco di problemi. Pensa che c'è una ricerca che dice che più alto è il quoziente intellettivo del bambino e più precocemente impara a mentire, perché gli facilita la vita, lui lo capisce, lo impara subito. Quindi mentire è utile, adesso non ci mettiamo a giudicarlo sul piano etico, non ci interessa. Sul breve periodo aspettatevi qualche conflitto in più, ma sul medio periodo acquisterete valore sociale, status, assertività, selezione dei rapporti sani da quelli che lo sono meno, una cascata di effetti benefici. Quindi abbiate coraggio e reggete 48 ore. Io faccio una scommessa. Dopo le 48 ore non smettete più. Fantastico, mi piace tanto. No, tantissimo mi piace questa sfida ed è ulteriormente preziosa proprio che va a concludere questo mio viaggio e tu sei stato eccezionale. Grazie. Veramente, ci dai questa, anche se chiudiamo oggi, ci dai questa sfida da fare, questo viaggio nuovo, ecco, queste 48 ore, proviamo tutti a fare come ci sta dicendo Raffaele, chissà. E poi io aspetto, ma aspetti anche tu. Ricordiamo, assolutamente. Puoi ricordare tu per favore il modo in cui le persone possono contattarti? Certo che sì, www.asgardcoaching.com. Nella sezione contatti avete tutto il form da compilare per essere ricontattati da me, oppure messaggio privato su Instagram, Raffaele Rossi Coach, oppure Asgard Coaching, profilo di Instagram di Asgard, oppure Facebook, ma lo uso un po' meno, quindi vi consiglio Instagram o il sito. In caso comunque possono anche contattare me, io vi metto in contatto con Raffaele. Certo che sì, certo che sì. Scusami, mi sono persa una domanda, chiedo, se, però in realtà hai già risposto raccontandoci l'aneddoto della coppia. Hanno chiesto se è preferibile iniziare questo percorso da soli o anche in coppia. Questo è a sensibilità personale, come la persona sente che è meglio. Non c'è un... Ovviamente, ecco, una cosa che io consiglio è di osservare se il partner o la partner è veramente motivato a farlo. Certo. Non ce lo trascinate. Giusto. Non ce lo trascinate, perché rischia di diventare un elemento di resistenza e di sabotaggio del processo. Quindi portatelo se ha lo stesso vostro entusiasmo, altrimenti venite da soli e lavorate su di voi. Ottimo, ottimo. Io sono stra d'accordo, è stato... Parole sante, ci dicono evviva l'integrità, bravo, e insomma, grazie mille Raffaele. Ricordiamo grazie a te, grazie a voi. Ci vediamo prestissimo, Raffi, appena si può. Ti vengo ad abbracciare. Assolutamente, non okay. Vedo l'ora. Grazie. Un bacio. Tutto, a presto. Che bella intervista, sono felicissima, sono emozionata, sono anche triste perché è l'ultima, ma ripeto,
Vi ho visti molto attenti. Mi auguro che le domande che io ho posto a Raffaele vi abbiano interessato. Secondo me sì, perché insomma, eravate sempre lì, a Roma si dice sul pezzo, quindi sono felicissima. Abbiamo concluso questo mese in cui abbiamo viaggiato in tantissime, tantissime tematiche, tantissime persone, lavori. Ciao Chiara, grazie, grazie. Sono molto contenta di aver catturato la vostra attenzione. Grazie. Sì, giusto, bravo Giampaolo. E voglio ricordare la sfida di Raffaele che ci invita a fare per 48 ore. Proviamo a dire senza filtri, ovviamente non parolacce, eccetera, eccetera. Senza filtri quello che sentiamo, senza le barriere, tranquillamente, quello che vogliamo comunicare all'altro, così. E poi vediamo, raccogliamo questi feedback che io voglio sapere da voi, mandatemi messaggi. Per cui terminiamo oggi questa bellissima esperienza. Appena si potrà, io tornerò a viaggiare e vi porterò con me. Come ho già fatto, e anzi, vi porterò con me attraverso anche le persone che abbiamo incontrato questo mese per vederle all'opera. E io non vedo l'ora. Quindi continuate a seguirmi e a dirmi tutto quello che volete, come avete sempre fatto. Seguitemi e grazie, grazie per questo mese insieme. A presto.